Benvenuti a questo appuntamento organizzato da Meetup 79 Sassari in collaborazione con Epic, Economia per i cittadini, un evento nel quale affronteremo le tematiche riguardanti l'euro e le problematiche che stiamo affrontando in questa fase di crisi. Quindi grazie a tutti voi, grazie in particolare a Daniele Santamazza che è arrivato questa mattina da Roma e quindi lo ringrazio particolarmente, grazie anche a tutti gli attivisti che sono venuti anche da Polisassi, anche da Cagliari, ci sono delle persone che sono arrivate, quindi grazie a tutti per questa presenza oggi. Quindi l'incontro sarà un approfondimento sulla tematica dell'euro. Epic, tengo a precisare, è un'associazione apartitica, quindi è assolutamente distante, equidistante da tutti i movimenti e i partiti politici. Non fa altro che cercare di mettere in evidenza e divulgare gli studi della MMT e quindi tutte le riflessioni che si possono fare riguardanti i temi economici e quindi la crisi che stiamo affrontando. Come abbiamo strutturato l'incontro di questo pomeriggio? Adesso, dopo questa mia breve introduzione, presento un lavoro che va a toccare un po' di vari aspetti e vari punti che riguardano proprio i temi europeistici. Successivamente Daniele invece approfondirà le tematiche dal punto di vista economico e poi avrete la possibilità di porgere qualsiasi tipo di quesito a Daniele. Tenete presente che io a Daniele ho richiesto di approfondire quello che è un progetto presentato dagli economisti ai nostri portavoce in Parlamento, quindi ai portavoce del Movimento 5 Stelle che si chiama Epic 5 Stelle, quindi ho chiesto di illustrarcelo e anche di parlarci di quelli che sono i 7 punti che il Movimento 5 Stelle porta nella campagna elettorale per le europee e quindi ci darà Daniele un suo parere anche su questi aspetti. Quindi inizierei illustrandovi questo mio breve lavoro introduttivo, che vorrei iniziare con una frase di Abraham Lincoln. Il privilegio di creare moneta non è solo la suprema prerogativa dello Stato, ma anche la sua massima risorsa creativa. Ebbene, questa frase veramente identifica quella che è l'importanza di chi alla fine ha il controllo diretto della moneta, perché alla fine chi ha il controllo della moneta controlla veramente tutto, dall'economia alla politica agli aspetti sociali, è tutto collegato. E se vogliamo provare a contestualizzare la figura di Lincoln storicamente, Lincoln è stato il 16° presidente degli Stati Uniti. Ebbene, si viene a trovare durante una fase della guerra civile dove deve reperire le risorse per le spese belliche. Ebbene, in quel periodo le banche offrivano allo Stato il denaro con un tasso dal 26 al 34%. Per cercare di non gravare e quindi non appesantire il popolo, Lincoln fa approvare dal Congresso un provvedimento attraverso il quale dà la possibilità al Ministero del Tesoro di emettere direttamente i titoli di Stato, quindi le banconote, i cosiddetti greenbacks. Attraverso queste banconote, questi dollari col dorso verde e la cessione anche di buoni del Tesoro direttamente al popolo, ha la possibilità di finanziare direttamente le spese della guerra. Pensate che nel 1972 si calcola che i soldi che sono stati risparmiati, quindi non dati direttamente alle banche, sono circa 400 miliardi di euro. Lincoln muore nel 1865, viene assassinato. Successivamente il Congresso revoca questa legge. Diciamo che non mi voglio addentrare in teorie complottistiche, queste le lasciamo a Giacomo e a Voyager. Però diciamo che lasciamo leggere questa possibilità. Fatto sta che la mia idea era quella di indirizzarvi verso l'importanza della gestione diretta della moneta. E pertanto dagli Stati Uniti passiamo all'Unione Europea. Se gli Stati Uniti infatti sono una federazione dell'Unione di Stati, quello che era il progetto, o è tuttora il progetto, dell'Unione Europea è quello di essere un insieme di Stati. Ebbene, noi quando sentiamo parlare di Europa fondamentalmente identifichiamo un'area geografica. Quando invece parliamo di Unione Europea pensiamo a un enorme condominio pieno di culture differenti, di lingue differenti, di burocrazia. Pensate che la Costituzione Europea originariamente era di circa 450 articoli, sono invece 34 quelli della Costituzione Americana.
Kissinger scherzosamente diceva: se io mi devo rivolgere, devo cercare qualcuno negli Stati Uniti, mi rivolgo alla Casa Bianca. Se invece devo cercare qualcuno nell'Europa, a chi chiamo? E se realmente un politico come Kissinger poteva avere queste problematiche, i cittadini come riescono a muoversi in questo marasma? Facciamo un esempio. Se io qui vi chiedessi: e cosa è disegnata sulla banconota da 5 euro? Dove si trova Masti? Qual è il Presidente del Consiglio europeo? Io non so quanti di voi qui riuscirebbero a darmi una risposta in tempi brevi. Invece, se io chiedessi negli Stati Uniti che cosa c'è disegnato sulla banconota da un dollaro, dove si trova Filadelfia, oppure che il Presidente degli Stati Uniti, risponderebbero immediatamente. Ma questa è la distanza che c'è tra le istituzioni e i cittadini. Noi siamo ancora troppo distanti da un'istituzione europea, non la conosciamo, ci risulta ancora estranea. Ebbene, partiamo da zero. Masti, qui veramente ho sofferto per riuscire a trovare un'immagine che identificasse Masti. Mi sono mosso parecchio in rete e devo dirvi onestamente che l'immagine che più mi è sembrata rappresentativa di Masti è questa. Cosa è successo a Masti? Siamo nel 1992. Masti è una piccola cittadina olandese. Qui i 12 capi di governo firmano l'unione monetaria, definiscono quindi le tappe che porteranno all'arrivo dell'euro. Un momento storico, i paesi infatti abbandonano la propria sovranità monetaria, ma non abbandonano la propria sovranità fiscale. Questa è una delle prime faglie che ci sono all'interno della costruzione del progetto europeistico. Gli stati quindi rinunciano alla sovranità monetaria, non a quella fiscale che rimane a responsabilità dei singoli stati. Questo renderà unici i paesi dell'eurozona. Infatti sono paesi apparentemente solidi, con economie avanzate, che invece sono paesi fragili. Questo perché i paesi sviluppati e quindi avanzati, durante i periodi di crisi, hanno la propria moneta, possono stampare la propria moneta, svalutare il cambio e riprendere a crescere. I paesi invece emergenti sono invece costantemente a rischio di default perché indebitati in valute straniere. E questo infatti il paradosso, e cioè che l'euro è una valuta straniera per i paesi che la utilizzano. Ebbene, nel 2002 inizia così a circolare questa nuova moneta. I paesi entrano in una nuova fase dell'unione monetaria in condizioni strutturali profondamente diverse. Pensate che in particolare la Germania in questi anni deve gestire una fase veramente critica del proprio paese, perché le finanze pubbliche sono pesantemente gravate dei costi della riunificazione tedesca. Dare quindi una serie di riforme nel settore del lavoro, nel settore del welfare, che nel giro di pochi anni consentirà alla Germania di diventare la locomotiva dell'Europa, grazie al suo modello di crescita fondato prevalentemente sulle esportazioni. In questa fase di decollo avviene però un incidente. Questo incidente è il fatto che la Germania e anche la Francia, per la prima volta, sfondano il tetto del 3% del disavanzo pubblico, ovvero violano uno di quei patti previsti dal Trattato di Maastricht. E succede durante la presidenza italiana. L'Italia prende atto di questa violazione, ma non fa nessuna procedura di infrazione. Questo è un grave colpo alla credibilità del processo di crescita dell'unione monetaria, perché paesi come la Germania e la Francia, che dovrebbero essere paesi traino, invece violano questi patti. Ma come si dice, quando gli dèi sbagliano, i mortali bussano? E in effetti è proprio in questi anni che la stessa Grecia comincia a toccare i propri conti. Negli anni successivi, abbiamo detto quindi l'introduzione dell'euro, la Germania, grazie alla crescita delle esportazioni, comincia ad accumulare avanzi della bilancia commerciale. La Germania continua a esportare deflazione,
in onda il mercato di prodotti sempre più competitivi in termini di qualità e di prezzo. La Germania diventa così la Cina dell'Europa, grazie a un processo di svalutazione competitiva. E mentre la Germania si afferma a livello europeo e a livello mondiale, il resto dell'Europa, in paesi come l'Irlanda, ad esempio, o la Spagna, sono vittime delle bolle immobiliari. La Francia e l'Italia sono vittime invece della rigidità del mercato e di una scarsa concorrenzialità dei propri mercati. Pertanto la Germania acquisisce un grande vantaggio. E vediamolo anche graficamente. Abbiamo parlato di modellazione salariale. Vediamo qui in alto a sinistra la riforma avviene durante il cancellato di Schröder, che è questo che vediamo. La Germania praticamente è riuscita attraverso questa moderazione salariale, quindi questi accordi tra i sindacati e il governo, a mantenere una sorta di equilibrio tra la produttività e l'andamento dei salari, cosa che non è avvenuta invece negli altri paesi europei. Infatti, mentre i socialisti francesi, ad esempio, introducono la settimana delle 35 ore, i socialdemocratici tedeschi invece deregolamentano il mercato del lavoro e cercano di premere contro la ricerca dell'occupazione da parte dei disoccupati. Infatti, i mini jobs permettono ai datori di lavoro di riuscire a mantenere adeguato il ciclo economico e quindi a mantenere la produttività a livello del salario. Dal 2005 così la disoccupazione in Germania inizia a decrescere a livelli pre-unificazione. Direte, successivamente tutti i paesi cercano di mettere al primo punto la riforma del mercato del lavoro, visto anche il successo tedesco, ma dobbiamo essere consapevoli che questo non è più attualmente possibile, perché le condizioni di partenza sono totalmente differenti da quelle che avevamo negli anni durante i quali la Germania ha approfittato di queste condizioni. Erano condizioni di crescita, erano anni durante i quali la Fed, Bush, inondavano il mercato, soprattutto per cercare di recuperare le perdite subite dopo l'attentato, ad esempio, dell'11 settembre. Erano quindi fasi di crescita economica differenti. Ora siamo in un periodo di austerità, siamo in un periodo di stretta fiscale che nei paesi europei addirittura è sottoposta a una stretta fiscale stimata nell'ordine del 5 punti percentuali di PIL. Quindi condizioni totalmente differenti da quelle che hanno consentito alla Germania di avere questo vantaggio, che è quello che poi oggi attualmente chiaramente difende. Vediamo la bilancia commerciale. Anche qui possiamo notare molto facilmente come la bilancia commerciale che cos'è? È la differenza tra le esportazioni e le importazioni di merci. Il valore è in surplus quando io esporto più di quello che importo, diversamente sono in deficit. E vediamo come la bilancia commerciale della Germania raggiunge un dato positivo di 100 miliardi che è esattamente dato dalla somma accumulata del deficit di Italia, Francia e Spagna. Lo stesso lo possiamo vedere nel grafico che invece illustra la bilancia dei pagamenti, che questo è uno dei più importanti strumenti di misurazione del commercio estero di un paese. E rappresenta anche questa la differenza del valore tra le importazioni e le esportazioni, ma di beni, di servizi e di flussi finanziari. Anche qua vediamo come speculare la crescita della Germania relativamente invece, che è quanto la somma del deficit di Spagna, Italia e Francia. Senza dubbio, a più riprese abbiamo sperato la fine dell'euro, e questo è successo in tanti paesi che subiscono e stanno subendo le strette della crisi, e quindi abbiamo visto indignati in Grecia, in Spagna, piuttosto che in Portogallo. A salvarlo ci hanno pensato i governi, la BCE e le organizzazioni internazionali, sempre costantemente in ritardo, sempre costantemente in inseguire. Ma questa insofferenza è un'insofferenza in crescita. Anche in Italia stanno avendo fuori i movimenti che vogliono uscire dall'euro, piuttosto che chiedere, come fa il Movimento 5 Stelle, un referendum. Le misure straordinarie prese dalla politica non sono state certamente sufficienti, anzi, sono state l'austerità. Sono state quelle che hanno assolutamente impedito una ripresa. Vediamo giusto qualche numero che riguarda direttamente l'Italia, che cosa è successo in questi circa 12 anni. Il prezzo medio dei beni è cresciuto del 53,7%,
il potere di acquisto delle famiglie è calato di circa il 40%, la produttività più 3,8% sul 14% di media europea. Quindi questi sono dati all'Iconsum e sono veramente impresentabili, sono devastanti per la nostra economia. Però ho anche detto, è mai possibile che noi con il fior fiore di eurodeputati che mandiamo a rappresentarci ci troviamo nella impossibilità di riuscire a essere, avere veramente un certo peso a livello europeo? E allora, visto che abbiamo gli eurodeputati più pagati in Europa, ma anche i più assenteisti, sono fatti a vedere un attimo chi c'è, chi mandiamo in Europa. Mandiamo certamente persone che si fanno sentire, perché i Balzanicchi sicuramente è una persona che si fa sentire, ha una certa voce, quindi la mandiamo in Europa. Mandiamo De Mita, per esempio, tra i più assenteisti in Europa, ma mi si è anche giustificato, perché comunque non è che non hanno da giustificare il loro lavoro lì. Si parla di 144.000 euro all'anno, esclusi bene. A chi gli ha chiesto del perché il suo assenteismo a questi livelli? Lui ha risposto così, dice, no, io do subito la mia spiegazione. I mesi di trasporto dall'Italia a Strasburgo sono di una difficoltà rara. Normalmente bisogna prendere due voli e ce n'è uno solo diretto da Roma, che parte lunedì e rientra il mercoledì, ma la seduta che diventa oggetto di statistica si chiude il giovedì a mezzogiorno. Se mi fermassi lo perderei e sarei costretto a fare scalo a Parigi. Adesso noi non è che possiamo chiedere a De Mita, che ha 83 anni, di fare lo scalo a Parigi. Quindi, tra gli altri assenteisti, ha dato una giustificazione certamente plausibile. Ma abbiamo anche Mastella, ma abbiamo anche De Michelis, o abbiamo avuto De Michelis. Quindi, però adesso voi mi direte, ma tutte le persone di una certa età, che hanno una certa carriera politica, ma ci saranno anche i giovani? Certo che ci sono, c'è Salvini per esempio, che ha fatto veramente una figura eccezionale ultimamente, l'abbiamo tutti quanti visti. Questi sono coloro i quali ci rappresentano al Parlamento europeo. E non è finita, perché poi c'è anche Berlusconi, il quale ha fatto un discorso durante l'insediamento del 1 luglio del 2003. Ha fatto il scongiuri, il suo discorso era: l'euro rappresenta un elemento di stabilità per le economie che hanno scelto di condividere la sovranità monetaria. Ha fatto anche gli scongiuri, ma non mi sarebbe mai andato proprio bene. Ritorniamo però a dire che dopo gli avvenimenti accaduti nei paesi PIGS si scopre che l'euro è nudo, perché se la Grecia può fallire, la Spagna anche, il Portogallo, può succedere all'Italia. L'euro non ha un fondo monetario che possa intervenire a sostegno diretto degli stati, anzi questo è inventato dall'articolo 103 di Maastricht. Pertanto ci vogliono degli strumenti che impediscano la deriva dell'euro. Uno di questi strumenti è appunto il meccanismo europeo di stabilità. È un trattato composto da 17 stati membri dell'Unione Europea che presteranno i soldi ai paesi in difficoltà. Nel caso in cui uno Stato, però, che ha preso in prestito non sarà in grado di restituirli, il MES può rivalersi sui beni dello Stato sia mobili che immobili. Il fondo iniziale è di 700 miliardi di euro, l'Italia deve contribuire con 125. Adesso, inizialmente, dovrà essere solo di 80, dei quali 14 da versare dell'Italia. Andiamo a leggere così qualche articolo così a caso. L'articolo 9, per esempio, il MES può richiedere il versamento del capitale in qualunque momento. Il capitale dovrà essere versato entro 7 giorni per non capare sanzioni. Articolo 14. Il MES presterà denaro più interessi allo Stato membro. Articolo 32. Immunità dei rappresentanti del MES da parte di tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri. Immunità dei documenti dei rappresentanti del MES. Immunità sui beni del MES da ogni forma e giurisdizionale. Note, acquisizioni, sequestro, confisca, espropio, pignoramento, locali e documenti del MES sono inviolabili, tutto rimane segreto, esenti dal fisco e dalle licenze creditizie. I membri del MES devono ottenere le informazioni protette dal segreto professionale, l'immunità dei membri del MES dai propri documenti. Tutte le operazioni del MES non sono soggette a tassazione diretta, questo ne ho letto soprattutto alcune. Ebbene,
Il 12 luglio del 2012 viene approvato al Senato con 191 voti a favore, 15 astenuti e 20 no. Il 19 luglio del 2012 viene approvato invece alla Camera con 325 sì. Hanno votato sì 168 del PD, 83 del PDL, 30 dell'UDC, 14 di FLI, 11 responsabili, 19 del gruppo misto. Si sono astenuti in 36, 20 del PDL, 13 del DP e 3 del gruppo misto, hanno votato contro la Lega e 2 del PDL. Adesso noi in Italia dovremmo andare a prendere i soldi per versarli nel MES, visto la situazione. Abbiamo 2.000 miliardi di euro di debito, abbiamo interessi per circa 100 miliardi all'anno, abbiamo circa 764 miliardi di entrate e 800 di uscite, però dobbiamo contribuire al MES. L'altro meccanismo invece è il Fiscal Compact, ecco qui l'altro strumento, il patto di bilancio europeo, anche questo è un trattato approvato il 2 marzo del 2012 da 25 dei 27 paesi dell'Unione Europea. Questi sono i punti che sono previsti all'interno del Fiscal Compact, ovvero l'obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio, ovvero parità tra entrate e uscite, ovvero ad ogni investimento fatto deve corrispondere un pari importo in tasse. L'Italia ha già approvato il pareggio di bilancio con la legge costituzionale. Chiaramente sono state pesanti critiche, ma da chi? Dagli economisti internazionali. Per esempio, qui leggevo un Krugman che ha detto che inserire in Costituzione il vincolo del pareggio di bilancio potrebbe portare alla vera e propria dissoluzione dello Stato sociale. Obbligo di non superamento della soglia del deficit strutturale superiore allo 0,5 del PIL. Significativa riduzione del debito pubblico con un ritmo di un ventesimo all'anno fino al rapporto del 60% sul PIL in 20 anni. Impegno a coordinare i piani di emissione del debito del Consiglio dell'Unione con la Commissione Europea. Anche qui hanno votato a favore PD, PDL, UDC, contro Lega e il PD. Ebbene, io quasi in conclusione che cosa dico? Ma a qualcuno di noi è stato chiesto qualcosa? Non ci hanno mai interpellato? Direi proprio di no. Noi non siamo mai stati interpellati. Rendiamoci conto che la centralizzazione del potere si sta sempre più allontanando dai cittadini. È sempre più distante. Ormai i nostri governi stanno diventando dei meri esattori di tasse. I cittadini del terzo millennio saranno quei cittadini che lavoreranno sempre di più per tasse, debiti e interessi verso le banche e sempre di meno per vivere, per viversi la loro vita. Credo che questo noi non ce lo possiamo più permettere. È giunto veramente il momento di intervenire, di comprendere quali sono le ragioni che ci hanno portato, le ragioni reali che ci hanno portato a questa condizione che dobbiamo necessariamente combattere. Pertanto arrivo a due conclusioni, ovvero che non è più tollerabile una politica economica decisa fuori dall'Italia. Dobbiamo ritornare a una banca centrale nazionale e riacquistare la sovranità monetaria. Questa è l'unica possibilità per la piena occupazione, dopo Daniele ce lo spiegherà, è una equa redistribuzione del reddito. Dobbiamo veramente renderci conto che quello che stiamo vivendo non è un incidente di percorso, ma è un percorso sbagliato. Pertanto cerchiamo di riprenderci la nostra sovranità e finalmente ritornare ad essere noi veramente i protagonisti del nostro futuro. Grazie.